io ho ancora una stanza lassù, quindi diciamo che è casa mia, è casa, l'ho vissuta con grande piacere, abbiamo lanciato tantissimi messaggi, tantissime speranze a tanti ragazzi, a tanti giovani, e tanti di quei ragazzi oggi sono impegnati nel nostro mondo, e questo credo che lo devo io a Luciano, ma credo anche tanti ragazzi devono a Luciano Lussi questa splendida intuizione. Oggi è un momento difficile, il calcio è lo specchio della vita sociale del nostro paese e quindi proietta tutto quello che raccoglie, tutto quello che la società civile vive anche in altri settori. C'è molto da fare, è chiaro che il primo livello del professionismo italiano che si vive in Lega Pro oggi è un livello professionistico basato sul volontariato, sulle risorse esclusive dei suoi dirigenti, e questo pesa tantissimo, e non a caso parliamo sempre di ricerca di un equilibrio nella sostenibilità. Quindi io non sono deluso, sono amareggiato per il fatto che si fa poco per trovare contenuto a quel concetto di sostenibilità che tutti annunciano, tutti predicano, ma che nessuno si impegna realmente a realizzare o a centrare. Luciano non ha bisogno delle mie idee, è abbastanza esperto e soprattutto è una persona che va sostenuto, perché, ma non perché è Luciano Campitelli. Trovare oggi un presidente con tanta storia che ha voglia ancora di investire in un mondo che si rivela sempre più complicato, difficile, credo che bisognerebbe stendergli i tappeti rossi e farlo prigioniero in quella società, perché credo sia fondamentale, è importante proseguire per quella strada. È davvero difficile trovare alternative. No, ci sono già delle norme su questo, le modalità delle retrocessioni sono già chiarite con lo schema dei play-out e con le retrocessioni dirette che non riguarderanno i gironi dove già è avvenuta l'esclusione. Quindi nel caso del girone A e del girone C non ci saranno, chiaramente non retrocede l'ultima, c'è uno spareggio e poi si incrociano le vincenti dei play-out, perché se alcuni hanno pagato, stanno pagando, non possiamo prevedere quello che succederà da qui a 20 giorni, un mese. Considerate che siamo a 8, 9, 10 giornate alla fine del campionato, non mi sembra che ci siano presupposti per esclusione in questo momento, poi ci sono per questo gli organi preposti che adotteranno tutti i provvedimenti.